Allora, di che cosa vi parlo oggi? Del come ci fregano, perché il problema, ovviamente, è che sono tanti quelli che ci vogliono fregare. E qui ve ne faccio vedere alcuni. Allora, questa signora qui ha ricevuto un SMS che diceva appunto di contattare un numero verde per indagare su una irregolarità della carta di credito. E durante la conversazione, in pratica, questa azienda che si spacciava per una dipendente della sua carta ha detto: ma mi puoi mandare quel codice che ho appena mandato via SMS? In realtà non l'ha mandato lui, l'aveva mandato la carta di credito, cioè l'OTP, il one time password. E quello che è successo purtroppo è che questa signora si è trovata l'addebito di 1000 euro. E questo è avvenuto proprio perché, come dire, perché si è fidata di chi lo ha chiamato. E sono tanti, tante le tecniche che circolano in questo periodo di questo genere, quindi in cui mandano una singola password, cioè vi mandano il messaggino e poi vi chiedono di darglielo. Non lo fate mai, ok? Quindi ogni volta che vi arriva un messaggino con una password singola, tenetevelo per voi. Se fate così, c'è poco da capire, funziona e vi